Dal 1991 ad oggi, il patrimonio culturale iracheno ha subito gravi ferite per le numerose guerre che hanno portato saccheggi e distruzioni, minacciando la preservazione della memoria delle prime civiltà della storia umana sorte nella terra tra i due fiumi. L'Iraq Museum, o Museo Nazionale Iracheno, è un luogo unico al mondo. È una finestra sul passato, della storia dell'umanità. Ed è un luogo importante anche perché ci racconta circa due secoli di esplorazioni archeologiche. L'Iraq Museum fu fondato nel 1923 per volontà di Faisal I, sovrano del neonato Stato dell'Iraq. Gertrude Bell, una studiosa inglese appassionata di storia ed archeologia, fu la prima a comprendere che un paese, una creazione artificiale come quella dell'Iraq, che comprendeva popolazioni sciite, sunnite e curde, avrebbe potuto trovare una sua identità riconoscendosi nel passato dell'antica Mesopotamia. Il rapido ampliarsi delle collezioni richiese ben presto un loro trasferimento in un edificio apposito. Anche questa sede si dimostrò però insufficiente. I tempi erano ormai maturi per la costruzione di un vero e proprio Museo Archeologico Nazionale. Dopo un concorso internazionale, fu scelto il progetto dell'architetto tedesco Werner Mark, che si ispirava ai resti delle architetture messe in luce negli scavi. Il percorso delle sale museali è organizzato secondo un ordine cronologico, in modo da permettere al visitatore di percorrere il cammino dell'uomo e della civiltà. È un percorso che purtroppo dopo il 1990 soltanto pochi privilegiati visitatori hanno potuto compiere. Le precarie condizioni politiche della prima guerra del Golfo hanno limitato fortemente l'accesso alle collezioni del Museo di Baghdad. La seconda guerra del Golfo ha scatenato un'ondata di furti, distruzioni e atti vandalici. Sebbene l'Iraq Museum dovesse essere tra gli edifici da tutelare, la coalizione anglo-americana non garantì la protezione dell'area e il museo fu sottoposto a numerose e progressive incursioni di bande di saccheggiatori. I pezzi trafugati furono circa 14.000 e molti reperti vennero danneggiati nel tentativo di rubarli. Un'incalcolabile perdita per il patrimonio dell'umanità. Una successiva campagna di sensibilizzazione condotta dalle autorità irachene ha portato al recupero e alla restituzione spontanea dei pezzi più significativi, come la dama e il vaso di Uruk. Fino alla sua fondazione ad opera di Giorgio Gullini nei primi anni 60, l'Iraq ha costituito il cuore, il fulcro della ricerca sul campo del centro scavi di Torino. In siti archeologici importanti come Seleucia, Babilonia, Ninive e Nimrud, le grandi capitali assire, o Atra. Negli ultimi anni, segnati da eventi drammatici, la nostra attenzione si è focalizzata sulla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale iracheno e sulle collezioni museali. Siamo intervenuti subito nei lavori di riallestimento delle sale del museo dopo il saccheggio del 2003. Questa operazione si è svolta in piena sinergia con le autorità irachene preposte al controllo dell'archeologia e con i nostri ministeri per i beni e le attività culturali e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. I primi lavori di riallestimento sono cominciati nel 2006 nella grande galleria Assira e nella galleria islamica, che sono state rinnovate con una nuova organizzazione degli spazi e un nuovo sistema di illuminazione più moderno. A partire dal 2012 poi una terza grande galleria è stata realizzata, quella che oggi espone i reperti provenienti dagli scavi della grande capitale Assira, Nimrud. L'intervento più delicato di quest'ultimo allestimento è stato il trasporto di due statue colossali, due tori alati androcefali del peso di circa 5 tonnellate ciascuno.
abbiamo curato poi particolarmente la comunicazione, pensando di rivolgerci a un pubblico variegato e quindi fornendo dei pannelli esplicativi in arabo e in inglese, dei sussidi didattici per i più piccoli e realizzando infine un fumetto. Dal 2014 l'ISIS Daesh ha perpetrato un attacco al patrimonio archeologico dell'Iraq, causando gravissimi danni in siti di grande importanza come Nimrud, Ninive e Khorsabad e musei come quello di Mosul. La migliore reazione a questa follia iconoclasta dell'ISIS-Daesh, volta a colpire i principi di tolleranza e di coesistenza, consiste proprio nel rendere di nuovo fruibile il patrimonio archeologico dell'Iraq Museum e anche nella riapertura degli scavi nel paese, nell'organizzazione di convegni, di attività culturali e nell'interazione tra tutti coloro che lavorano sul suolo dell'Iraq. In quest'ottica, il governo iracheno ha voluto nel marzo del 2015 la riapertura ufficiale dell'Iraq Museum per dare un segnale positivo, forte e tangibile che questo patrimonio è di nuovo vivo e può essere conservato e tramandato per le generazioni future del paese e dell'intero mondo. Sono i giovani, infatti, che oggi sono tornati a riempire le sale del museo che hanno la possibilità e il dovere di trasmettere alle generazioni future questi valori universali.